Quanti anni ha Teresa Anna Pugliese? Età, altezza, compagno, figlio e lavoro. Teresa Anna Pugliese, età, altezza, peso, chi è il compagno Giovanni, come si chiama il figlio e che lavoro fa? Chi è Teresa Anna Pugliese? L'ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne. La giovane è nata a Napoli il 25 luglio 1987, ha 30 anni. È alta 173 cm e pesa 53 kg. È diventata famosa nel 2010 alla corte di Maria De Filippi, dove ha corteggiato il tronista Samuele Nardi. Teresa Anna è stata scelta dal ragazzo che ha però rifiutato con un secco no. Successivamente è salita al trono, come tronista è stata corteggiata da Antonio Passarelli e Francesco Monte. Pur provando una grande attrazione per quest'ultimo, Teresa Anna ha scelto Antonio con il quale la storia è durata pochi mesi. Finita quella relazione la Pugliese è tornata al trono classico per corteggiare Monte, diventato a sua volta tronista. Il tarantino, anche se inizialmente deluso dal comportamento della napoletana, alla fine l'ha scelta. Francesco e Teresa Anna, una tormentata storia d'amore. La storia d'amore tra Teresa Anna e Francesco ha appassionato tutto il pubblico ma è durata solo un anno e mezzo. A chiuderla la Pugliese che ha scoperto un presunto tradimento del fidanzato. Presunto perché Monte ha sempre negato di aver mancato di rispetto alla ragazza. Subito dopo Francesco si è consolato con Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, mentre Teresa Anna ha trovato la felicità con Giovanni, un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo. In occasione della rottura tra Cecilia e Francesco avvenuta al Grande Fratello VIP, l'ex tronista di Uomini e Donne, è tornata alla ribalta lanciando delle frecciatine all'ex fidanzato. Ora Francesco Monte fa la vittima, il cane bastonato. Ma quando stavamo insieme è stato lui a fare a me quello che adesso Cecilia ha fatto a lui. Chi la fa l'aspetti e ha dichiarato Teresa Anna alla rivista di Pooh. Chi è il compagno Giovanni? Da tempo Teresa Anna è legata a Giovanni, un ragazzo estraneo al mondo dello showbiz incontrato dopo la fine del rapporto con Monte. Teresa Anna e Giovanni sono molto legati e vivono insieme a Napoli ma per il momento non sono ancora sposati. In realtà il matrimonio era nei loro progetti iniziali ma l'arrivo del figlio ha stravolto la situazione e per ora si accontentano della convivenza. La presenza di Giovanni ha letteralmente cambiato la vita di Teresa Anna e la ragazza non perde occasione di ringraziarlo pubblicamente ma soprattutto privatamente. Anche se la nostra storia mi ha fatto soffrire, non nutro più alcun rancore nei suoi confronti. Tra noi è andata male, ma, con il senno di poi, posso dire che è stato meglio così. Perché dopo che Francesco e io ci siamo lasciati ho incontrato Giovanni, l'uomo della mia vita ha spiegato in una vecchia intervista. Perché il figlio di Teresa Anna si chiama Francesco. Teresa Anna è diventata mamma nel 2015. Il bambino si chiama Francesco, una scelta che ha destato più di qualche perplessità tra i fan della napoletana.
realtà il nome non è legato a Monte bensì al suocero della pugliese, al quale è molto legata. L'infanzia difficile a Napoli con la madre attrice. Teresanna non è stata una bambina serena. Quando aveva solo 4 anni è scappata di casa con la madre l'attrice Paola Liguori e con i suoi 3 fratelli. Quel gesto all'epoca fu visto molto male dalla famiglia materna della pugliese. Così, una volta in strada, ci trovammo immediatamente catapultati nell'inferno della povertà, della disperazione vera e propria. Lei non poteva più fare l'attrice e non poteva nemmeno fare affidamento sui pochi risparmi che aveva guadagnato, ha confidato la giovane. Che con i suoi fratelli ha trovato conforto in un convento di Napoli. Successivamente la madre di Teresanna ha trovato un altro compagno, Giovanni, che è subito diventato un punto di riferimento per la ragazza. Il vero padre, dopo la fuga dei suoi familiari, non è stato più presente nella vita di Teresanna. Il lavoro di modella e attrice dopo Uomini e donne. L'ex protagonista di Uomini e donne continua a lavorare nel mondo dello spettacolo. Posa per shooting fotografici, è testimonial di diversi brand nonché di videoclip musicali. La recitazione è diventata negli ultimi anni una delle sue più grandi passioni e la pugliese si è data da fare tra apparizioni in piccoli spettacoli teatrali, cortometraggi e clip comiche.